Prevenire il bullismo mettendo in relazione gli studenti con i cavalli, passando da un momento di accudimento a varie prove di abilità da compiere insieme agli animali, in grado di insegnare, grazie all'esempio, il rispetto delle regole. È l'interessante progetto proposto dall'Associazione Sportiva e Circolo Ippico ASD Equus di Villa Betti di Monteciccardo su idea di Liana Serrani, appassionata di equitazione, con i patrocini della provincia di Pesaro Urbino, del CONI regionale, della Federazione Italiana Sport Equestri Marche e dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. La prima scuola ad aver aderito al progetto è la media dell'Istituto Comprensivo Lanfranco di Gabicemare, con le classi seconda A, B e C, i cui allievi hanno vissuto la bella esperienza nel maneggio di Villa Betti. Avevo studiato le dinamiche del bullismo per un progetto che avevamo fatto a scuola e ho visto che praticamente le regole, le relazioni che si instaurano nei cavalli possono essere etologicamente molto educative rispetto a quelle che sono le dinamiche anche di un gruppo classe. Il leader è un soggetto positivo che difende il gruppo, quindi nei cavalli è lo stallone il più forte che però riesce a tutelare i soggetti più deboli del branco. Il cavallo diciamo che non ha nemmeno problemi di genere, perché non sempre il leader è un maschio, a volte è anche la femmina più saggia quella che riesce a trovare il pascolo, l'acqua, quindi la figura del leader è comunque un soggetto molto utile a tutto il branco, quel soggetto che fa rispettare le regole all'interno del branco. Io dico sempre che il cavallo è un equilibratore, perché riesce a dare fiducia ai soggetti più timidi, ma a quelli un po' più spavaldini così li fa misurare con questa possenza, questa grandezza, e quindi un tantino li rimette al loro livello. Gli studenti, accolti dal presidente dell'Associazione Sportiva Equus ed istruttore Andrea Agostini e dai vari operatori, sono stati suddivisi in piccoli gruppi e portati a contatto con pony di varie dimensioni. L'approccio che abbiamo instaurato pensando al cavallo e ai ragazzini, parlando del bullismo, è instaurato praticamente nel rapporto che abbiamo noi quotidianamente con il cavallo, e l'interagire e trasmettere comunque delle regole e delle sensazioni fra noi e il cavallo. Il cavallo ha un linguaggio che purtroppo non è la parola, ma un linguaggio dato da segni, da gesti, da comportamenti, e in questo abbiamo visto un parallelismo fra i ragazzi nel comunicarsi fra di loro delle sensazioni più o meno piacevoli o positive o negative, imparare a guardarsi e a capire quali sono i momenti nei quali possono comunque colloquiare o riuscire ad avere un'intesa, e in questo il cavallo gli insegna a capire quali sono i momenti adeguati o quali sono i momenti non adeguati nel poter comunicare l'un l'altro. La cosa che a noi preme tantissimo è che i ragazzi capiscano che il linguaggio non è dato solo dalla parola, ma dallo sguardo, dagli atteggiamenti e dai comportamenti. E il fine dei nostri incontri, del nostro progetto, è riuscire a far capire ai ragazzi che il leader è colui che protegge. Divertimento assicurato, ma anche coesione del gruppo, fiducia reciproca e gioco di squadra, che sono serviti a rafforzare il legame tra i componenti di ogni classe, come evidenziato nei successivi test compilati a scuola. Alla fine della giornata i ragazzini hanno imparato alcune cose. Primo, che con la violenza, con la forza, non si può mai vincere, soprattutto con un animale volumetricamente più grosso. Quindi imparano che anche nei loro rapporti interpersonali è più importante capire che non essere violenti, è più importante comprendere quello che l'altro pensa. Un'altra cosa che hanno capito è che bisogna aspettare il tempo che quello che è davanti a noi ha capito quello che noi vogliamo. Quindi non dobbiamo andare davanti a una persona pretendendo, ma capire quello che l'altra persona si aspetta da noi. E col cavallo questo lo imparano, perché se il cavallo non è disponibile loro non possono fare niente.
L'altra cosa che viene fuori è che si rendono conto che se non cooperano, loro li facciamo lavorare, 5 ragazzini con un cavallo, se non fanno insieme le cose coordinate, il cavallo non si muove, non fanno lo slalom, quindi imparano a lavorare come gruppo, cooperando e quindi annientando le diversità tra loro, ma essendo un'unica cosa che lavora verso un unico obiettivo. E questo è splendido per loro e si divertono soprattutto. Al progetto hanno aderito anche altre scuole che vivranno questa bella esperienza in primavera.